Ma buonasera! Ma buonasera a tutti voi! Lo sapete, sono la contessa Vulviana. E io sono il conte Penazio, il marito. Mio consort. Il mio bellissimo e altolocato marito. Cioè, quella cosa che mi piace tanto, lo sai amore, quella cosa. Lo so perfettamente, tesoro, il mio cuore. Sì, il cuore verde, sì. E siamo qua perché vogliamo fare un test, dillo tu tesoro. Allora, un test, ma non mi viene la parola. Di puro candore sentimentale. Esatto. E che il mio consorte, diciamo, che è anni che non pratica quell'attività lì con... Ma perché io sono della profonda idea che si possa trarre molto vantaggio e godimento delle cose per un tempo assolutamente limitato. Dopodiché il corpo e l'essere umano si deve anche innalzare e godere di tutt'altre tesoro, cose. Tesoro, per quanto bene ti voglio, qua di innalzato non si alza proprio niente. Non si se... volgare. No. Contessa, lei è una contessa. No, conte caro. Volgari, no. Se qua c'è qualcosa che si innalza è la mia pazienza, perché qua non si batte, diciamo, chiodo, ecco. Vabbè, diciamo che potrei dire molte altre cose, ma sono un conte. E poi io sono ancora comunque un bel donnino, insomma. Assolutamente sì, questo assolutamente, ecco. Non posso assolutamente, ecco, dire. Io l'ho sposato soprattutto per quella cosa lì, però obiettivamente è anche un bel ragazzino, ecco, insomma. L'ho preso nel fiorfiore della gioventù, nel fiorfiore del suo seme, che ha dato vita alla nostra bambina, che un giorno vi presenteremo. Assolutamente. Esattamente. Sì, sono due gemelle, sono bellissime. Sono assolutamente bellissime. Una è più bella dell'altra. Una c'è un po' più. Cominciamo Cosa hai cercato di interloquire con la gente? Io interloquire con la gente? Sì, ho visto che tu che gesticolavi i tuoi arti superiori. No, sai che ogni tanto devo fare. Questo movimento sì, sono problemi del suo apparato motore. Esattamente. Molto. Cominciamo subito col test di purezza di quella cosa lì che non facciamo dai. No, allora, perché ripeto, dobbiamo innalzarci. Innalzati amore, innalzati. Allora, la prima domanda per noi: hai mai abbracciato qualcuno? Beh, oddio, diciamo che quando ci si scambiano quelle cose lì di affettitude, quelle cose no lì... No, sto proprio parlando di matrimonio e adesso baci la sposa in quell'occasione per forza. È che diciamo che io già in quell'occasione ho avuto quella sensazione di pelle che si rialza. Come si chiama quella pelle che si rialza, ti viene il brividino tipo di la pelle d'oca. Sì, quella pelle di animale d'oca che mi ha fatto venire lo schifo di essere coniugata con costui. Motivo per il quale non mi si innalza nulla. Non ti si innalza perché per innalzare bisogna avere l'apparato riproduttore maschile. Cosa che tu non possiedi, allora, Celine. Cosa ti sei sposata? Io mi chiedo. Per questa cosa. Come abbiamo detto? Fatto una figlia? Io mi chiedo. Comunque, andiamo avanti. Questa è una domanda di cui potremmo parlare ore, ma anche no, tesoro. Seconda domanda, mi hai baciato qualcuno come gesto d'amicizia? Beh, fra conti non lo si fa. Si incontra una persona. Guancettina. Se si incontra una persona comune, normale, vabbè, sì. Due bacetti sulla guancia, giusto per cortesia. Cosa sono i bacetti? I bacetti, mua. Quell'unione di derma con derma. Esattamente. Oh, se no fa conti, si fa solo questo. Così, assolutamente. Ho perso il mio copricapo regale, no, tesoro. No, è chiaro che ti si vede tutta la ricchezza. È che la mia parrucchiera di fiducia è andata a fare una gita a Lourdes. Non si fida di nessun no, altro. Sì, perché anni e anni che mi tratta così, sono sempre nel fiore della bellezza, nonostante i miei 66 anni, e quindi. Certo. E quindi preferisco mantenere un. Certo. Ecco.
hai mai messo, ti sei mai fatto mettere una crema solare o un baby olio o una lozione? Beh, ecco, diciamo che in passato mi successe di avere qualche problema alla schiena, sì. E il Fastum Gel mi è stato messo dalla qui presente, sì, contessa. E io diciamo che per togliere le occhiaie uso la crema per per quelle secrezioni anelli, e devo dire si può dire emorroidi, è un termine assolutamente scientifico. Emorroidi, sì, se mi sconte mi dice che si può dire, io dipendo totalmente da mio consorte. Grazie, che te li dà? Sì, infatti, no, che cazzo. Tesoro, ho detto quella parola Scusa. Tesoro, noi dobbiamo mantenere un determinato decoro. Abbiamo una certa reputazione, tu non ti puoi lasciare andare a queste cose. Lo so, tesoro, ma quando penso a te mi lascio troppo andare. Ma va benissimo, lo so, io sono molto trasportante, io sono molto passionale, sì, perfettamente, però un minimo ti conto. Sì, tesoro, sì. Allora, hai mai ricevuto un soprannome? Beh, ecco, il soprannome che mi hanno dato è... Sì, dillo, non essere timido. Queste effusioni da quando? Tesoro, su, mi sembri un po' timidino. No, perché me ne hanno dati molti. E dillo. Ma non me ne sovviene nessuno. E dillo. Al momento non me ne sovviene nessuno. Dai, su. Aiutami tu. Allora, il conte Pennazio per gli amici viene chiamato conte Spendazio. Conte Pipacchio, mi Sì, il conte Pipacchio, perché non ne vede da quando per strada c'erano ancora i cavalli e le carrosse. Ma sì, ma lo fanno con affetto, cioè sì, è sì. Proprio quel soprannome che ti danno gli amici più cari. Ed è per questo che a me chiamano vulva contenente tutta Genova, insomma, sempre più che la solita ragione. Io pensavo ti chiamassero in un altro modo, però forse mi sbaglio, forse ho sentito male. Sì, hai sentito male, sempre questo nome, perché comunque la mia vulva è, diciamo, un astuccio per peni di vario tipo, varie entità, varie etnia. Non lo so. Io mi ricordavo contessa Sfanta, però nel senso non potrei assolutamente. Tesoro, cosa vorresti dire? Nulla, lo dicono gli altri, mica lo dico io. Ma tu lo pensi? Ma scherzi. Ma guarda, ti giuro, per un attimo ho avuto quella sensazione che tu mi volessi abbandonare. No. Abbandonare il ti mio corpo. Ti abbraccio fortemente. Senza toccare, perché poi mi viene nausea. Grazie mille. Andiamo pure avanti. Sì, andiamo avanti. Allora. Hai mai dipinto parti del corpo? Bah, ecco, diciamo che in gioventù... Non a dire quella cosa lì. No, ma no, in gioventù, per fare una pazzia, ho fatto finta di farmi un tatuaggio con la penna, ecco. Ma pensavo dicessi quell'altra cosa, amore. Quale cosa? Quella che ti sei fatto l'oneo di Marilyn qua. Mamma mia. Ma c'era di Marilyn? Sì, c'era un periodo che lui voleva, gli dicevano che rimembrava tantissimo la Marilyn Monroe. E si è fatto il neo con la Bic e ci somigliava tantissimo. Quel periodo che eri biondo come... Ma io mi sono fatto il neo con la Bic perché avevo visto il video Johnny Stecchino, il film Johnny Stecchino. Mica per me. Però eri biondo come Nino D'Angelo, quel bellissimo uomo. Allora io mi sono detta. Ero biondo perché usava il biondo, fai i conti. E che somigliavi tanto alla Marilyn, tesoro, ti giuro, tanto. Beh, ma questo è un enorme complimento. Sì, ma c'è, ma io faccio solo complimenti a te, perché tu sei l'uomo più bello che io abbia mai visto. Lo so che mi fai tanti complimenti. Ma ti ho dato i soldi ieri. Andiamo avanti. Niente. Vabbè, allora qualcuno di più bello ci sarà al mondo. Non si può essere così egocentrici da pensare di essere i più belli. Su. E prova a farti dare i soldi da un altro. Allora se te li dà. È sempre lui. All'età di 66. È sempre lui il migliore. Ha un fascino unico. Guardate che bella mise. Che bel outfit. Allora, la voce sexy dal vivo al telefono era la tua, eri il telefono. Che cazzo vuol dire? Hai mai fatto uno striptease per qualcuno? Beh, ecco. Oddio, me ne vergogno profondamente. Sì, dici. Ma dici. Devo dire che è capitato una volta in cui... Sì.
io ero in bagno e mi stavo per fare la doccia, quindi mi stavo spogliando. No. Ma non avevo chiuso a chiave. La cui presente entrò. Non lo fece apposta, ovviamente. Non lo fece apposta. Però gli vidi tutta quella roba lì che tutto. C'erano, che c'erano gli uomini. Tutto, sì. Tutto. Io invece una volta feci una visita da ginecologo e mi chiese: senti tesoro, se qua non è da parte di denuncia, mi chiese di togliere le mutande. Ma tu come ti permetti, no, a chiedere tutto quello? Facciamo la dea dall'altro subito, immediatamente. Alla contessa Fulviana, tu fai la visita coi jeans, coi jeans. Ma io non ho parole. No, davvero non ho parole. Sono assolutamente schifato, cioè non ho parole. Ecco, tesoro, partiamo per vie legali, perché qua voglio vedere la ficca di tua moglie. Assolutamente. Non ho detto? Non lo so, io ho sentito una parolina, ma faccio finta di niente, perché potrei molto 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 arrabbiarmi, cara. Molto, perché già la seconda volta in 5 minuti non va bene. Scusa, amore, scusa, non va scusa, troppo scusa. Bene, no. È perché mi emoziono. Lo so, per carità, allora, siamo in pubblico, però ecco. Hai mai fotocopiato, scannerizzato parti intime, seno, sedere, genitali? Oh mio Dio, ma per carità no. Solo a sentirlo che in un attrezzo meccanico qualcuno ci poggia l'apparato di sotto, quello escretore. Mio Dio tesoro, io sono troppo sensibile. No, 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 non è roba che noi possiamo sentire. No. Non è roba per noi. No, non è roba per noi. Tesoro, no, la camicia santa. Ti si sta spandendo. Hai mai bottito i pantaloni o reggiseno? Tipo Wonderbra conta. Beh, ecco, io ho giocato a cricket per molti molti anni e lo si sa che a cricket ci si mette il sospensorio, perché man la mazza può colpire parti che possono fare poco piacere. Poco piacere, soprattutto se sei ben dotati come il sottoscritto, una gran forma o dei gran parati scrotali. Ti ho dato i soldi io, non, ma è non che me lo scordo. Ma non ti preoccupate già. Io invece, a me è successo che appunto diciamo che più che altro ho usato il buco genitale per contenere le baguette. Sai che io faccio la spesa, sono una contessa, ma vado a fare la spesa come tutti voi plebei schifosi, e ho messo una baguette per portare a casa di mio marito. Ma quindi dici che quella baguette era particolarmente saporita? No, molliccia. Molliccia? Era quella volta che mi chiedesti se avevano fatto la nuova ricetta con le acciughe, ti ricordi? Non era quella volta che... secondo me era quella volta in cui ti chiesi se fosse pane vecchio, perché faceva una puzza particolare. Sì, quella volta lì, quella volta lì. Ah, vedi che allora. Mio marito si ricorda tutto. Questo tutto, è tutto. L'uomo dei miei sogni. Certo, questo, ma tesoro, io tutto mi ricordo di te, ovviamente. Hai mai rasato i tuoi genitali? Beh, allora, una volta... Io non ce la faccio, tesoro. No, dunque, ti dico che una volta, quando ero molto molto giovane, tu sai che ero un giovine assolutamente prestante. Prestante. E non che tu non lo sia ancora ora, Mi chiamò un famoso fotografo per fare delle foto di moda. E feci delle foto di moda in costume. Sì. E lì, ecco, non proprio totalmente, però diciamo dall'ombelico in giù... Le escrescenze a proposito di Capodanno. Proprio le escrescenze, sì. Non ho capito. Vabbè, lo stesso, sono cose nostre. Invece io una volta mi rasai, diciamo, la zona dell'orello, di Lorello Cuccarini, dell'orello, perché ci tenevo che comunque fosse tutto pulito e perfetto per fare appunto sempre foto col mio consorte. Mm-hmm. Ti ricordi quando lo lustra? E poi siccome lui ha un cuore buono, mi regalò anche la crema per lo sbiancamento perianale anale. Che bellissimo. E come è venuto tesoro, dillo. Oh mamma mia, è venuto bene. Sembrava di porcellana. Davvero. Davvero. Le rughe sparite. Sembrava il coperchio di un water closed. Sì. Cioè proprio bianco, lucido, perfetto. A mangiarci sopra. Senza neanche un minimo di grinza. Sì. Se tu si pulciavi i biscotti così, oh, perfetto. Ti veniva voglia di mangiarci sopra. Assolutamente sì. Esatto. Tesoro. Andiamo avanti tesoro. Andiamo sul più piccantino. Vai, andiamo un po' più sul piccantino. Ma non troppo. Non troppo. Allora, vediamo con la sezione. Hai mai esagerato a proposito delle tue esperienze sessuali? Beh, ecco, in giovine età devo dire che non mi sono, ecco,
diciamo, sì, fatto scappare le occasioni. Prima di conoscere me, no, ovviamente. Ovviamente. No, vabbè, signora contessa, questo non è neanche signor da dover sottolineare. E io invece, siccome non l'ho fatto prima, non volevo comunque sprecare il tempo. Certo. Questo è la riga. E quindi lo faccio tuttora col mio consort, nel senso che gli dico che vado alla COP, perché anche io vado alla COP, cioè, qua pensano che noi andiamo, andiamo anche noi alla COP. Assolutamente che andiamo alla COP. Cioè la guardiamo. Vogliamo la casa. Andiamo alla COP, la guardiamo. Vogliamo e poi andiamo a casa. Io so dire benissimo a chiunque sia di fare le pulizie. Quella è pulire, esatto, casa. Anche noi andiamo alla COP, guardiamo, diciamo playbay, e poi passiamo dal nostro, del nostro negozio di fiducia, che una mela costa, ma l'altra volta costava, c'era lo sconto, 23,50 c'era lo sconto, ma buono. Una mela che voi playbay in realtà, cioè potete solo che mirarla in foto, assolutamente. Che so. Dai, non ridere così, mi fai ridere, amo. Allora aspetta, andiamo avanti, andiamo, perché, ma certo, andiamo avanti, ci stiamo divertendo adesso, perché noi così non si va mai indietro, no, sempre avanti, guardare il futuro, sempre a guardare il futuro e innalzarci, esatto. Hai mai fatto sesso con il partner del tuo migliore amico? Era il partner, ma, ma assolutamente no. Ma stiamo davvero scherzando? Ma tu ti riferisci al conte Ignazio? Ma ho detto assolutamente no! Tu no? Ma prova, fidati che è bravissimo! Ma quelle cose mi fanno assolutamente schifissimo! Anche a me! Aspetta che leggiamo! Sei mai stato a letto con qualcuno che aveva 10 anni in più o in meno di te? Beh, ecco, io sono più giovane e più prestante della qui presente contessa, non certo di 10 anni. Sarà un annetto. Tu quanti anni c'hai, tu tesoro? Io? Sì. Al momento 50. Sì, ne ha 18 però. Diciamo che comunque... Ma tu hai detto di averne 64? Sì, però tu ne hai 18, tesoro, puoi anche dirlo. No, sì, no, 50. Questo è il gentleman che mi sono sposato, perché io ho cercato un bel po', ecco, insomma, alla mia età, insomma, non è che si va a cercare una vecchia carcascia, si va a cercare la carnina buona. Fammi capire, tu, povera in canna, hai preso il titolo da contessa perché hai scelto un playboy ricco, se mai sì, è bene il contrario. Tesoro, ma quando mi hai visto mica hai pensato ai soldi, hai pensato mamma che sorca. E così pensate, ma diciamo che amo le cose. È vero, assolutamente vero. Esatto. È vero. E io quando l'ho visto ho detto, mazza quanti soldi che c'ha questo qua. Poi all'epoca ero ancora un pochettino, un po' scurrile, ti ricordi, tesoro? Mamma mia, se me lo ricordo. Somigliavo a quella lì del web, come si chiama, la Nalia? Mamma mia, giuro, sembrava lei. Non mi ci fai pensare. La Nani e quell'altra sua amica della Shani, che secondo me sta diventando come lei. Secondo me. Piano piano, ma secondo me ci sta diventando. Le dispezzo. Le dispezzo. Le dispezzo. E quando mi conobbe, insomma, diciamo che ero una di quel genere lì, insomma, ero anche amica della Nalia, lo sai bene. Feci una fatica. Però dice, la contessa che adesso. Però dice, guarda, io vedo del buono in te. Sì, io vedevo un potenziale. E fu così che diventai la contessa Vulviana. Questa è una storia che immagino tutti volete sapere, vero? Certo, insomma, chi non vuole sapere le... Esattamente. Le faccende, no? Esattamente. Le nostre vicissitudini. Insomma, vado avanti, no, certo, vado avanti, no, vado certo, sempre avanti. Hai mai detto al tuo partner che è stato bravo a letto mentendo? Mentendo mai. No, anch'io mentendo mai, insomma. Non vorrei mica finire sotto un ponte assieme alla Nalia Chanel, insomma. Sono mica Simina. Esattamente. Con un'altra puntata che sono da sola. Insomma. Tesoro, sei pronto? Sì, sì, vai pure avanti. Sì, allora. Hai mai leccato... Ti hanno mai leccato o succhiato i capezzoli? Oddio, ma cos'è questa pratica qui? Non lo so, perché dovrebbero? Lo fanno solo i lattanti. Ma stiamo davvero scherzando? A nostra figlia
le ho concesso giusto per i primi due mesi di farlo, dopo di che cominciava a diventare una cosa particolarmente sconcia, non si fanno. Esatto. Allora, noi perché siamo persone con un certo, una certa etica. Esatto. A noi, a nostra figlia, il latte nel seno glielo facciamo ciucciare con la cannuccia. Assolutamente sì. Con la così. Non me lo tocchi il tuo seno. Non me lo tocchi. Solo conde me lo tocchi. Ma sì, ma anche con estrema delicatezza. Con estrema. E non stando sempre lì su quel punto. Ma esatto. Comunque spostandosi da luogo a luogo. Ma da certo. Loco a loco. E comunque chiedo sempre prima permesso. Certamente. Cosa c'è di più eccitante che chiedere il permesso? Con la riverenza lo fa anche. Certo. Tesoro, posso? Ma aspetta, tesoro. Scusa, tesoro, capito. scusa, non vorrei mai sembrare troppo sciatta, ecco. Certamente. Queste domande, c'è gente che fa queste cose. No, cioè, davvero, io sono sconvolto. Scioccata. Sono assolutamente senza parole. Oddio, cos'è che chiede? Hai toccato i genitali nudi di qualcuno? Oh, mamma. No, tesoro. Guarda. Non mi va neanche di rispondere. Guarda, l'unico genitale che noi abbiamo toccato è quello delle nostre bambine. Ma certo. Però con il guanto appropriato. Ma per cambiare il pannolino. Col guanto appropriato. E dopo che mi ha chiamato la servitù, pulisci quegli escrementi che produce dal rifiscio la bambina. Ma assolutamente. Perché noi certe cose non le facciamo. No, assolutamente no. Mamma mia, solo l'idea mi fa ridere. Allora, categoria sesso di gruppo. Lo so, no, ma forse questo è uno sport. Non può essere quello che siamo noi, dai. Allora, qua chiede, sei mai stato a un droga party? Scusa, che cos'è un droga party? Droga party? Io non so cosa sia. Ma stiamo a dare lo scherzo? Mamma mia, tesoro. Noi al massimo siamo stati, non so io, a delle cene di gaula. Ma guarda, la cosa più estrema che abbiamo fatto è stato uno slumber party. Ovvero un pigiama. Io sono venuta. Un pigiama party. Ah, quello sono venuta. Tesoro, non sai che stiamo ancora un po' essere istruita. Si chiama uno slumber party adesso. Hai mai praticato sesso orale? Ma nel senso, aver parlato di sesso, beh, l'abbiamo fatto con nostra figlia. Sì, le abbiamo detto che i bambini nascono dall'inserzione di un coso cilindrico in un buchetto, insomma, caldo. In un buchetto che hanno solo tiepidino, le donzelle. Sì. Ecco. E lei mi ha detto, quindi se io infilo una salsiccia tiepida dentro la fessura, nasce un fratellino. E diciamo e che abbiamo detto lì. Sì. Abbiamo detto sì, piuttosto. Ma che perché ci ha un po' spiazzato, però la nostra è piccina, ha solo 24 anni, esatto. Cioè non è che possiamo ma parlare così tanto apertamente. Ma cosa ne sa 24 anni del pene? Ma non ne sa. No, non dire quella parola perché mi fa ripetere. E anche mi fa ripetere sotto tutte giorno. Appunto, quindi cioè evitiamo. Sì, infatti. Hai mai fatto sesso con entrambi i sessi in 24 ore? Ma stiamo scherzando? Stai scherzando? Ma cosa vuol dire con entrambi i sessi, scusa? Con le vulva dotate e i peni dotati, penso, tesoro. Cioè, prima che ne so mi faccio tua sorella e poi vado con te. Ma stiamo scherzando? Ma contemporaneamente un conto? Ma io con un altro ometto? E poi un'altra signorina? Ma assolutamente no! Tesoro, ti ho visto fare un movimento di capo. C'ho male al collo. Ah, ho capito. Ogni tanto è pieno di dolori perché sa, di dolori. È vecchio lui, insomma, non è giovane e fresco come me. Hai partecipato a un facoton dove l'obiettivo è vedere quante volte riesci a farlo in una certa quantità di tempo? Ma fare che cosa? Canestro? Forse canestro, si riferisce a canestro. Facoton. Canestro? Ma secondo me in una lingua tipo cinese potrebbe voler dire canestro. Allora probabilmente no. No, neanche io, no. Ma tesoro, ma solo io ho quella sensazione dentro di sporco. No, guarda, io mi sento davvero turbato dentro. Ma no, ma sono molto turbato, speechless. Assolutamente speechless. È senza spiccioli, tesoro, te li do io, no, ce l'ho tesoro, sulla scrivania. Speechless vuol dire senza parole in inglese, però. Tesoro, lo sai che quando mi hai preso ero in terza elementare. Sì, ho capito, ma in tutti questi avevo anni. Avevo 50 anni, ero in terza elementare. Ti ho fatto un po' di lezioni, voglio dire. Manca 5 minuti, cosa. Tesoro. Quindi molto bene, io direi anche di chiudere. Direi di chiudere qua. Se volete che noi facessimo. Noi facessimo, che cazzo non sto dicendo? Tesoro mio. Se volete che noi.
si dice? Ma diciamolo come la gente comune dice. Sì. Se volete che noi si faccia altri video, sì, scriveteci il tag e insomma noi lo facciamo quando abbiamo ritagli di tempo, insomma quando la servitù si occupa di tutto, quindi sì. Basta. E adesso noi andiamo a fornicare, a praticare quelle attività in cui l'apparato cilindrico si infila in quello circolare. Sempre da persone attoccate quali siamo. Esatto, cioè una botta e si contempla il cielo. Molto bene. Una botta e si contempla il sole. Molto bene, una botta io leggo una poesia, una botta le leggo una poesia. E poi si eiacula sulle coperte di seta. Ma senza troppo... Così, tesoro, puoi fare una riproduzione per favore per i nostri... Oh. Io... Esattamente. Direi che sia una cosa più che discreta. Buonanotte, caro. E si dorme. Esattamente. Bene, dalla contessa Vulviana. E dal conte Penazio. È davvero tutto qui. E che dire? Allora, vaffanculo. Ma vaffanculo, davvero. Sta cazzo di parrucca di follow my when the rainbow is coming black.